No, non abbiamo fatto scena muta, stavamo parlando fuori onda, adesso siamo in onda, microfoni accesi, ragazzi. Buongiorno a tutti, buon pesce d'aprile, diciamo subito, oggi è primo di aprile, stamattina ho annunciato un'eclisse totale di sole, nessuno ci ha creduto. Perché prima ho detto oggi è primo aprile, attenta al pesce d'aprile, ho detto mi raccomando andate fuori alle 8 e qualcosa, c'è l'eclisse totale di sole oggi in Australia, perché figuriamoci se ci credevano. Buongiorno a tutti. E ai nostri ospiti, innanzitutto iniziamo da Giovanni, il nostro Giovanni Bessar, dal Cosit, buongiorno. Allora, ci sono ancora riscontri dello show che abbiamo, dei tre show pubblicizzati su Rede Italia, Fiamme, eccetera, che hanno avuto un bel successo. Ma dai. Ma no, una cosa spettacolare, pubblico a tutta forza, e allora ci chiedono di rifarlo. In tutto l'emisfero sud, sì. In tutto l'emisfero sud. Poi abbiamo gli ospiti, dunque abbiamo da Vicenza Vanessa, buongiorno. Buongiorno. Devi, guarda, metti un po' più, ecco, così. Diritto verso la tua bocca, è direzionale. Microfono, buongiorno, e poi abbiamo una sorpresa, la sorpresa, un altro giovane, Don Marco, perché sacerdote e parroco. Buongiorno Don Marco. Buongiorno. Ci vai la benedizione pasquale dopo, eh? Sicuramente. Te ne vai di qua, se non ci fai la benedizione, siamo a Pasqua. Stiamo aspettando un altro Marco che arriva sempre in ritardo per via del traffico. Lui ha un debole per i sacerdoti, è una persona molto molto religiosa, accorta, quindi diciamo l'abbiamo fatto con te, l'abbiamo fatto per lui questa cosa. Questa vabbè, ma apprezza i riti apotropaici. Ecco, Don Marco è stato già qui, abbiamo già scambiato un po' di chiacchiere, un po' di Don Marco, dici da dove vieni, perché tu sei venuto per, c'hai tuo fratello qua, non solo, per celebrare un matrimonio, che cosa? Sì, sono 3 settimane, parto stasera per l'Italia. E sono venuto in occasione del matrimonio della mia prima nipote Irene, che ho celebrato in lingua inglese nella chiesa di Aberfield sabato scorso. Vedete un sacerdote così giovane, Giovanni? Cioè, grazie. Tu che ci chiederesti? Chi te lo fa fare? No, no. No, perché possiamo essere un po' più spinti stamattina, perché il nostro Don Marco è giovane, quindi... Scusa, sì. Non so cosa oggi, questa mattina Paolo è un po'... Sui giri? È un po', sì, non lo so. Mi hanno dato una specie di panettone, non lo so, ci hanno messo dentro sicuramente del liquido alcolico. L'hanno inzuppato di alcol, mi sembra. Soprattutto se in piedi alle 4 di mattina, quindi è anche giustificato. Insomma. Anche perché per vedere la partita della nazionale, pure sbagliato orario, quindi ormai una volta si. Hai guardato Italia in Git, ma non l'ha guardata nessuno quella partita. Era io lo stadio mezzo vuoto. Io sono. Come lo stadio mezzo vuoto? Quando mai? Era pieno ed altre cose, c'erano famiglie, c'era un bel pubblico. Era un bel pubblico. Un articolo in cui era mezzo vuoto. Vabbè. C'era un bel pubblico, lo stadio non era assolutamente vuoto, vabbè, c'erano dei reparti proprio. Era uno spettacolo per la famiglia ed è stato quello bello, anche alla fine dell'incontro, che poi è stato un bel incontro, a me sì, è piaciuto. Bene. Alla fine poi le due tifoserie si sono incontrate, salutate, abbracciate, è stata una bella festa di Carlo, come dovrebbe essere sempre. Per fortuna, sì. Come dovrebbe essere sempre. No, a me è piaciuto, sì, è un po' presto stamattina. Quindi Don Marco è la quarta esperienza, terza esperienza, quante volte sei stato qua? Sono venuto qui nel 95, 97 e 2006 e quindi questa è la quarta volta. Vengo dalla provincia di Salerno, regione Campania, precisamente dal Cilento. Sono parroco di 2 piccole comunità della diocesi di Vallo della Lucania, Perito e Piano Vetrale. So che qui in Australia ci sono tanti italiani della nostra zona e che approfitto delle onde di questa splendida radio Rete Italia per salutarli e per manifestare il mio affetto e la mia vicinanza ad ognuno di loro. Benissimo, però se qualcuno, qualche compaesano, qualche corregionale vuole salutare il nostro Don Marco lo può fare, le linee sono sempre aperte durante il nostro programma, soprattutto per i giovani. 1300 363 900, 1300 363 900, potete telefonare, vi passiamo a Don Marco oppure vi passiamo alla nostra Vanessa che viene dalla zona di Vicenza, dal Vicentino. Da quanto tempo sei qua, Vanessa? Ah, sono qua da 3 settimane solo. Calda caldo, fresca fresca, adesso come si deve dire? Perché in Italia che adesso siamo a metà, mezza stagione, anche mezza se stagione non esistono più, però non esistono, però il vestito dei mezzi tempi una volta si usava in Italia. Sì, non è pesante né troppo. Esiste adesso. Ancora, no? Esiste ancora? Sì. Sì. Allora, cosa ci porti di bello da Vicenza, Vanessa? Sono qua col visto di Working Holiday, Sydney. Io sono laureata in ingegneria edile a Padova.
E niente, qua vorrei trovare lavoro come ingegnere, ma nel frattempo per migliorare la lingua sto facendo un corso di inglese in centro Sydney. E nel frattempo vorrei trovare lavoro, magari qualche lavoro temporaneo come cameriera. Questo è il peccato, che un ingegnere deve trovare lavoro temporaneo come cameriera. Vabbè, ma è giusto che ognuno si faccia il suo. Ed è giusto così. Però tu pensi, Giovanni, no? Ormai dalla nostra tua esperienza, cioè, potrebbe anche qualche, non so, qualche costruttore di origini italiane dare possibilità, almeno per vedere come si lavora nel suo settore qui, in Australia. Beh sì, ma penso che comunque Vanessa sia anche consapevole del fatto che deve migliorare prima l'inglese per poter affrontare questo passo, quindi penso che sia un buon modo per farlo, chiaramente venire qua col working holiday, fare un po' di esperienza, vedere delle persone, fare anche dei lavori diversi rispetto a quello in genere. Stai già lavorando in qualche bar, in qualche... No, sto cercando. Stai cercando, allora amici, se avete da offrire qualche lavoretto per la nostra Vanessa, potete chiamare 1300 363 900. Che non sia un pesce d'aprile, però, visto che oggi è il primo di aprile, che non sia un pesce d'aprile. 1300 363 900, oppure mandare un messaggio allo 0458 34 68 33. Lo prendo proprio in questo momento perché è arrivato un messaggio. Vediamo chi è. Nicola, che dà il benvenuto al suo corregionale Don Marco. Semplicemente Nicola, un augurio, buona permanenza. No, permanenza no, perché Don Marco sta per andare via stasera, parte. È venuto apposta per salutarci. Carissimo Nicola, ti ringrazio del messaggio. Andiamo a... Vogliamo andare una canzone e poi dopo magari ci dici un po' di cose. Ho un po' di posta, più o meno la solita posta, tranne un'eccezione di un papà che vorrebbe ritornare qua per riabbracciare il figlio. Stranamente dice, aveva la residenza, per qualche motivo l'ha persa e non può... Hanno chiesto un sacco di soldi per il ricongiungimento familiare. È solito visto dal ricongiungimento familiare. Ma quanto costa? Perché non mi hanno detto il prezzo. Guarda, il prezzo esatto non lo so, però costa tanto, diverse decine di migliaia di... Diverse decine di migliaia di dollari per un papà che si deve ricongiungere col proprio figliolo. Purtroppo sì. Se l'alternativa, adesso non so se ancora c'è, perché poi hanno cambiato le regole, quindi bisogna vedere con l'agente di immigrazione, però l'alternativa era aspettare tipo 10 anni, quindi una cosa... veramente assurdo. Dipende dall'età del papà. Appunto. Vabbè, andiamo a... Qual è la canzone? Sono i Verdena con Puzzle.